ragazzi, bentornati su Apple Days. Oggi andremo a parlare della terza beta di iOS 7.1. Recensione veloce perché appunto altrimenti quando uscirà la versione ufficiale non avrò più niente da raccontarvi, ma questa beta merita veramente di essere nominata perché appunto porta grandi novità, cioè grandi novità tra virgolette, all'interfaccia grafica di iOS 7. Quindi questo vuol dire che Apple sta lavorando ancora sul sistema operativo, si vede che ancora cerca ancora di migliorarlo e a noi non dispiace. Cominciamo con le novità. Partiamo dalla schermata di sblocco richiamando il Control Center. Praticamente adesso abbiamo la possibilità di poter lanciare praticamente, e vedete che c'è anche quell'effetto di rimbalzo quando arriva alla fine della corsa. E il volume, il toggle del volume e della luminosità dello schermo, e questa è una novità. Poi appena avviamo, come vedete, l'icona del telefono, questa qua è l'icona dell'applicazione messaggi, dell'applicazione FaceTime, queste due in alto qua, e come vedete confrontate al colore dell'icona di WhatsApp, se ci fate caso sono più spente, o magari anche con quella di WeChat. Intanto hanno una specie di gradiente in alto, adesso che è più scuro, da un verde leggermente più chiaro che va a un verde più scuro, quindi sono meno sparate, perché appunto all'inizio, quando questo sistema operativo era stato rilasciato al pubblico, tanti dicevano che Apple cercava di rincoglionirci, se mi lasciate passare il termine, con tanti effetti, tanti colori molto sparati, molto vivi. E adesso appunto si è resa conto che è meglio avere colori un pochino più opachi, e infatti non ci dispiace questa piccola novità, anche se non tutti al primo colpo se ne accorgono. Poi un'altra novità grafica è il tastierino numerico. Come vedete adesso all'interno dell'applicazione del telefono, del tastierino, abbiamo lo sfondo che si nota di più nell'intera schermata bianca, appunto più trasparente, quindi richiama lo sfondo, e in più il tasto di chiamata adesso è tondo. Sarà tondo anche in chiamata, appunto quando chiuderemo la chiamata ci spunterà il tasto tondo. E la stessa cosa anche quando magari qualcuno ci butta giù il telefono, avremo i pulsanti tondi, ma praticamente tutto quello che riguarda il telefono è tondo praticamente. Altra novità grafica, questa sarà la più bella, che ci farà venire più voglia di spegnere il telefono ogni tanto, perché è un dato di fatto che molti utenti iPhone spengono il telefono circa una volta al mese, cioè non lo spegne mai nessuno, perché chi lo usa per la sveglia, chi lo usa per qualsiasi altra cosa, comunque raramente gli utenti iPhone spengono il telefono o anche l'iPad. Adesso quando andremo a spegnerlo, quella volta al mese, avremo questa schermata qua. Come vedete, nuova, completamente ridisegnata, e potremo tranquillamente trascinare questo pulsantino qua fino in fondo. Adesso non ci arriviamo fino in fondo, altrimenti si spegne, e altrimenti premere sul pulsante a nulla per non spegnere. Comunque molto bella. Poi la tastiera adesso, andiamo a vedere la tastiera, adesso è stata modificata ulteriormente, non tantissimo, però quel poco ci fa vedere che adesso abbiamo i caratteri più marcati, quindi abbiamo un carattere più quasi grassetto, e il tasto di shift, backspace, invio e gli altri, 1, 2, 3 più tutti gli altri, ora sono trasparenti anche questi, anche li disegnati, come vedete è molto più bello anche da vedere, diventano anche loro trasparenti. Infatti se riuscite a vedere, purtroppo non si riesce, comunque sono trasparenti anche loro praticamente, cioè tutto trasparente adesso, e questo è la tastiera. Poi per quanto riguarda gli sfondi, come vedete se noi abbiamo l'effetto parallasse attivo, andiamo anche nella schermata di sblocco, come vedete anche qui l'effetto parallasse, lo sfondo si muove. Se adesso noi andiamo nelle impostazioni, sotto la voce sfondi luminosità, come vedete abbiamo a sinistra l'anteprima della schermata home, a sinistra l'anteprima della schermata di sblocco, e a destra l'anteprima della schermata
trasformato a home. Adesso con questa nuova beta, quindi probabilmente anche con la versione ufficiale, quindi con la versione definitiva di iOS 7.1, dovremmo stare attenti a dove andremo a cliccare. Prima bastava che cliccavamo a caso e potevamo scegliere tranquillamente gli sfondi. Ora invece è stata aggiunta la voce scegli un nuovo sfondo, eccola qua, che appunto ci manda a quella schermata a cui ci rimandava la pressione di questo pulsantone grande con i due schermi. Ora invece, se premiamo sulla schermata di sblocco, potremo scegliere se avere l'animazione o no di effetto parallasse nella schermata di sblocco. Mettendo no, possiamo ridurre lo zoom, quindi l'immagine non verrà molto zoomata come richiede l'effetto parallasse. Infatti, se andiamo a attivare, come vedete, si zooma ancora di più. Se invece noi vogliamo ridurla, automaticamente si toglie l'effetto parallasse praticamente. Quindi noi gli diciamo adesso di lasciarlo, quindi come vedete si ingrandisce lo zoom, la impostiamo nella schermata home. Nella lock screen invece gli diciamo di no e quindi rimpiccioliamo un po' e andiamo a impostare questo effetto qua. Ora, andando a bloccare il telefono, come vedete nella schermata di sblocco avremo l'effetto parallasse. Nella schermata home si muovono le icone ma lo sfondo rimane fisso. Questa comunque è una buona... comunque è una buona funzioncina che comunque non ci darà fastidio, anche se volevamo avere ancora un po' di sfondo in più da poter ridurre per avere un po' di più, ma comunque a quanto pare il sistema non consente gli spazi neri praticamente. Prima, quando avevamo un'immagine che era piccola, lasciava le barre nere in alto e sotto, invece ora con il nuovo sistema operativo questo non ce lo, cioè iOS 7 non ce lo consente, quindi la riduce in modo tale che riempie lo schermo anche ci lascia rimpicciolirlo un po' di più. Ok, poi sempre nelle impostazioni, come vedete adesso sotto suoni la voce codice, ora prima c'era scritto passcode, ora si chiama, è stato tradotto in italiano quindi si chiama codice. Poi nell'accessibilità è stata aggiunta sotto la voce aumenta contrasto, riduci i punti di bianco, praticamente il bianco stesso è meno sparato praticamente, tutto lì. Ok, cos'altro? Abbiamo sì, nella modifica delle foto, praticamente quando andiamo a modificare una foto a caso, modifichiamo anche questa, adesso andiamo proprio su modifica, e sotto gli effetti, adesso la schermata degli effetti, come vedete, è stata ridisegnata, è più minimalista praticamente. Cambia un po', adesso io non ricordo com'era precedentemente perché non andavo mai a modificare le foto, però da quello che si legge in giro appunto la schermata è diversa adesso. Ok, poi una novità che ancora gli altri blog non hanno scoperto, quindi cioè, è un'esclusiva di Apple Days. Se andiamo nell'applicazione mappe, adesso avremo la modalità full screen. Come vedete, noi abbiamo il mondo, riusciamo a vedere il fuso orario, quindi vediamo dove è giorno e dove è notte, quindi è una bella cosa. Quindi se vogliamo vedere, se abbiamo un amico in America per sapere, non ci ricordiamo il cambio delle ore, sappiamo che lì comunque è giorno ed è noi in questo momento è notte. È comoda. Comunque, se diamo un colpetto al centro dello schermo, entriamo nella modalità full screen, quindi ora le mappe possiamo appunto godercele tranquillamente in full screen, ecco tutto lì. Diamo ancora un colpetto, tornano i pulsantini appunto per tutto il resto. Nient'altro, tutto qui, questa è la beta, andiamo a vedere il numero di build se volete, quindi ecco qua, versione 7.1 11 di 5 a 127 c. Nient'altro ragazzi, per il resto Safari è stato migliorato un pochino, nel senso adesso è un pochino più veloce, quindi quando andiamo a richiamare i preferiti e a caricare le pagine, tipo il nostro blog adesso è in una fase un pochino in cui è un po' pesante anche da caricare, però Safari riesce a digerirlo abbastanza bene e anche a ce lo lascia scrollare abbastanza bene.
Come vedete anche ci rimane più spazio in alto sotto l'orologio, quindi la barra di preferiti si rimpicciolisce ancora di più, ma questo già accadeva con la Beta 2. Nient'altro. Questo è tutto, quindi al prossimo video un saluto. Ciao!